Bene, eccoci qui, Piazza Vidoni, è in corso la manifestazione dei sindacati della scuola a proposito della mobilitazione riguardante sia il decreto legge 36 in corso di approvazione sia il contratto a breve, tra pochi giorni vi sarà un ulteriore incontro all'ARAN. Francesco Sinopoli, segretario generale FLC-CGIL, cosa vi siete detti e soprattutto cosa farete nei prossimi giorni come politica sindacale? Abbiamo detto il 30 maggio che avremmo continuato con la mobilitazione e lo stiamo facendo. Le modifiche al decreto sono molto limitate, non comprendo i toni trionfalistici dei parlamentari. Nei fatti si mantengono i tagli che vengono semplicemente spalmati, qualche miglioramento sulla parte che riguarda il reclutamento, ma diciamo francamente gridare al grande risultato è davvero eccessivo. Io penso che questo decreto vada modificato radicalmente. Noi non crediamo che la battaglia finisca qui e rilanciamo in vista della legge di bilancio. Cos'è che non vi soddisfa in particolare del decreto 36? La parte del reclutamento, la parte della formazione? Non ci soddisfa niente. La parte del reclutamento è scadente dal punto di vista della qualità della formazione e non riconosce le legittime aspettative di chi è precario oggi. Non prevede un transitorio. Devo dire che questa riforma scritta non si sa da chi, non si sa come, non è sicuramente ciò di cui aveva bisogno la scuola. L'ho detto oggi dal palco. Il fatto che una società di consulenza abbia curato le schede del PNRR la dice lunga su quello che stiamo affrontando oggi e ci pone anche una questione, ecco, di carattere democratico. Chi decide sulla scuola pubblica? Io penso che sulla scuola pubblica debba decidere la scuola e debba decidere naturalmente il paese confrontandosi con la scuola. E questo non sta accadendo. Non sta accadendo sul reclutamento, non sta accadendo su questa che viene chiamata formazione incentivata, ma in realtà è competizione. Infatti la scuola l'ha rifiutata. Io voglio dire questo. Non fatevi ingannare dagli articoli che sono usciti dopo lo sciopero. Lo sciopero del 30 è riuscito, perché quando i dati il 30 maggio ti dicono che nelle città ha scioperato il 30%, addirittura in alcuni posti il 37%, significa che lo sciopero fatto in autunno stava al 50%. E quindi il dissenso è notevole. Questo lo deve sapere la politica. E va oltre naturalmente il personale che ha scioperato. Quindi noi sfidiamo la politica delle istituzioni a rispondere alla scuola. La sfidiamo oggi e continueremo a sfidarla nei prossimi mesi, convinti che l'ultima legge di bilancio della legislatura debba dare alla scuola quell'attenzione che è stata negata o che è stata prestata nel modo sbagliato. Sinopoli, sarà però una legge di bilancio che deve fare i conti con problemi relativi all'inflazione, alla guerra, al Covid. Come riuscirete a convincere le istituzioni politiche e il governo che la scuola ha un'emergenza retribuzioni da affrontare e non può accontentarsi di 100 euro lordi di contratti, aumento di contratti? In questo momento non sono 100 euro lordi neanche. C'è una questione salariale nel paese che finalmente si riconosce ed è una questione che va avanti da tanti anni. Adesso viene chiamata emergenza anche da chi l'ha negata. In questa emergenza salariale c'è uno specifico della scuola. Quanto vale un'ora di lavoro nella scuola? Questo è il punto. Allora, nell'emergenza salariale noi chiederemo risorse in più per la scuola che devono stare in questa legge di bilancio. Non sarà la scuola, come non saranno le lavoratrici e i lavoratori, le persone più deboli, a pagare i costi di questo conflitto. Anzi, è il momento di fare un'operazione vera, non solo sulle retribuzioni, ma anche sul fisco. Perché è del tutto chiaro che c'è chi paga per tutti, che sono le lavoratrici e i lavoratori, dipendenti e i pensionati. Si cominci a restituire a loro e vedremo che il paese andrà meglio, perché si tornerà a consumare, non ci possiamo affidare solo alle esportazioni, non potevamo farlo neanche prima, adesso naturalmente è impossibile. E quindi è evidente che se vogliamo affrontare questa nuova crisi bisogna ripartire dal lavoro, in questo caso per quanto ci riguarda dal lavoro nella scuola. Il ministro Bianchi si augura una risoluzione veloce del contratto 2019-2021, significa che vuole addirittura chiudere entro prima dell'estate. Ci sono, no, lo dico perché anche voi vi auguravate altrettanto, ma ci sono i presupposti, Sinopoli? Ma evidentemente in questo momento i presupposti non ci sono.
se il governo nel decreto 36 avesse aumentato, faccio un esempio, le risorse che avevano postato sul fondo per la valorizzazione professionale di 1 miliardo, si poteva anche ragionare. Ma posso dire, se avessero postato delle risorse su quel fondo, anziché metterle su questa finta formazione incentivata, poteva essere un contributo. Sì, ecco, si poteva fare un passo in avanti nella trattativa. Mi sembra che la scelta è stata l'opposta, sottrarre alla contrattazione una materia fondamentale. Come si può pensare che in queste condizioni si chiude il contratto a breve? Io penso che in vista della legge di bilancio il governo debba fare una profonda riflessione e magari appunto scegliere, io dico prima ancora che il sindacato torni a mobilitarsi, di favorire la chiusura del contratto. E per favorire una chiusura del contratto bisogna chiaramente individuare delle risorse aggiuntive. Ecco, serve un segnale politico. Noi non pensiamo di recuperare il divario che separa le retribuzioni della scuola dal pubblico impiego in un contratto, ma neanche che su questo non ci sia attenzione. Bene, Sinopoli, un'ultima battuta. Non c'è nessuna forma di carriera, abbiamo visto nel decreto legge 36. Nel contratto voi vorreste inserire una modalità tale da poter progredire economicamente, di far carriera anche all'interno del comparto scuola? Ma nel contratto noi abbiamo, diciamo, già delle priorità definite, perché la FLC è una piattaforma che è stata presentata nelle assemblee come ordinariamente per me si dovrebbe fare. Noi abbiamo scelto chiare priorità: il salario, una formazione vera, i diritti dei precari, insomma abbiamo una scala e su quella noi vogliamo lavorare al tavolo. Bene, grazie Francesco Sinopoli, segretario generale FLC CGL. Grazie.